Il numero dei soggetti con disturbi dell'apprendimento è in continuo aumento, grazie alla formazione di famiglie e insegnanti che riescono a coglierne i segni e che sono così in grado di aiutare questi studenti trovando il modo giusto per l'apprendimento. In occasione dell'ottava settimana nazionale della dislessia, nell'aula magna dell'Istituto Ettore Romagnoli, si è tenuto il secondo convegno provinciale dal titolo Leggere libera tutti, diritti verso l'apprendimento. Il titolo accattivante, che ricorda il gioco a cui tutti abbiamo giocato da bambini, è stato il punto di partenza del convegno, a cui hanno partecipato insegnanti e genitori e che ha visto l'alternarsi di relatori che quotidianamente lavorano con i soggetti con DSA. La scuola deve intervenire in sinergia con la famiglia e pertanto benvengano queste giornate organizzate dall'AID perché favoriscono la diffusione dell'informazione, favoriscono la consapevolezza e favoriscono la sensibilità. Questi bambini hanno delle difficoltà che loro malgrado non riescono a fronteggiare l'automatizzazione dei processi di lettura, scrittura e calcolo. Quindi non si tratta di problemi motivazionali, non si tratta di problemi di impegno. Questi bambini vanno riconosciuti nelle loro difficoltà e vanno aiutati in modo sinergico con equipe pluridisciplinari. Come spesso accade, no? C'è un momento di grande curiosità, attenzione che si è scatenato con la 170 verso questo tipo di disturbi che con la legge 170 hanno messo anche molto in discussione il modo di fare didattica nella scuola. Quindi c'è stato prima una grande tensione intellettuale, culturale, eccetera, e poi le rivoluzioni spesso diventano burocrazia, per cui ci si limita a fare le crocette sui PDP, gli insegnanti sono stanchi, hanno delle classi pollaio, hanno tantissimi alunni neurodivergenti, che vuol dire tante diversità o bisogni speciali, non hanno più voglia né di rimettersi in discussione come metodo di insegnamento, né di essere accoglienti verso anche le diversità che si presentano in classe. L'obiettivo del convegno è quello di fare il punto della situazione sulle criticità nell'attuazione della legge 170/2010 nelle scuole italiane, sugli aspetti emotivi e sui profili cognitivi dei soggetti con DSA. Siamo veramente felici. Per la seconda volta Gela è nuovamente nella Settimana Nazionale della Dislessia. E se la prima volta era fatta di entusiasmo, questa invece è una scelta di continuità basata sulla responsabilità degli impegni presi e quindi verso i nostri ragazzi, le famiglie e questo territorio. E per quanto riguarda i numeri, sostanzialmente abbiamo una percentuale, abbiamo ristimato dell'8% di ragazzi dislessici nel nostro territorio, così come nella restante parte d'Italia. Voglio puntualizzare che la Settimana Nazionale della Dislessia è giunta all'ottava edizione ed è un momento importantissimo per l'associazione. Considerate che più di 80 province organizzano eventi come questi e c'è una mobilitazione da parte dell'associazione importantissima. Questo è un periodo di sensibilità che ha un rilievo sulla mission dell'AID abbastanza elevata. E siamo tutti presidenti che ci stiamo impegnando, abbiamo anche ricevuto delle donazioni per organizzare questi eventi, c'è una mobilitazione molto importante, si deve parlare di disturbi dell'apprendimento.